La parola al senatore Giampiero D'Alia. Grazie e buonasera a tutti. Un ringraziamento sentito agli amici del Movimento per l'Autonomia per l'invito che noi dell'Unione di Centro abbiamo accolto volentieri, anche se, come Raffaele sa, ci eravamo persi un po' di vista, ma da un anno a questa parte, da quando ci rifrequentiamo con grande intensità e con grande spirito di amicizia e di collaborazione, credo che anche qualcosa in positivo sia cambiato col contributo di tutti. E quindi il nostro intervento qui oggi alla vostra assemblea regionale non è un intervento formale, punta a fare una riflessione su ciò che vogliamo essere insieme, essendo insieme soci fondatori del Terzo Polo in Sicilia, e cosa vogliamo essere per il nostro paese, l'Italia, che in questi mesi e in queste ultime settimane sta vivendo una fase di importanti mutamenti dal punto di vista politico. Mutamenti importanti perché la società italiana in questi anni è cambiata e la politica non ha adeguato il suo passo ai cambiamenti che in questi anni abbiamo avuto. Basti pensare a ciò che è cambiato dal punto di vista del rapporto intergenerazionale e da ciò che è cambiato dal punto di vista della organizzazione sociale del nostro Paese. A fronte di tutto questo e del disagio crescente, che è un disagio, guardate, che non riguarda più soltanto e tradizionalmente il Mezzogiorno d'Italia, che comunque è stato ed è penalizzato dal governo centrale, ma che riguarda tutte le aree del Paese, anche quelle del Nord, anche quelle del cosiddetto Nord-Est, tanto ricco e tanto importante un tempo. Ecco, questo cambiamento profondo, chi lo intercetta, chi lo legge, come si guida, come si organizza, come si cambia? E questa è la domanda e l'interrogativo che credo noi tutti ci dobbiamo porre, a prescindere dalla circostanza che oggi nel nostro Paese ci troviamo di fronte ad una condizione di debolezza di questo governo e di questa maggioranza di centrodestra. Debolezza, guardate, che non è solo dovuto alla incapacità di questi signori di governare l'Italia. Debolezza che è dovuta anche alla debolezza strutturale del nostro sistema politico, su cui, caro amico Pippo Lupo, dobbiamo tutti interrogarci. Perché se in questi 17 anni della cosiddetta Seconda Repubblica questo Paese, il suo ceto politico, la sua classe dirigente non è riuscita a produrre una riforma strutturale che la metta nelle condizioni di essere soggetto competitivo in Europa e nel mondo, questo non è responsabilità solo di chi ha governato in una democrazia dell'alternanza ma con un finto bipolarismo. È causa anche e soprattutto di un sistema che mostra i suoi limiti e che non dà la possibilità oggettiva a chi va a governare di decidere e di assumersi delle responsabilità, perché oggi non si governa il Paese, oggi si governano le suggestioni, oggi si governano le promesse, oggi si governano le aspettative, oggi si governa con i sondaggi perché si ha paura di assumersi la responsabilità di una decisione che possa incidere profondamente scontentando qualcuno e accontentando pochi. Ecco, questo è il tema a cui noi dobbiamo dare una risposta, e se un senso ha questa esperienza del governo regionale e la discontinuità che con grande coraggio, e noi gliene diamo profondamente atto, Raffaele Lombardo ha mostrato in questi anni, e se senso ha il sostegno che ciascuno di noi tutti insieme diamo a questa esperienza di governo, è proprio perché questa esperienza di governo ha voluto lanciare un messaggio forte, forte, intransigente sul piano delle riforme. Perché è quello che dobbiamo fare, cari amici, è quello che dobbiamo fare in Sicilia, ma che dobbiamo fare nel resto d'Italia. Perché senza cambiare in profondità questo Paese noi non usciremo mai dal pantano nel quale ci troviamo e noi saremo sempre e comunque considerati parte marginale, altro che questione meridionale. Il problema che oggi noi abbiamo nel nostro Paese è che la questione meridionale è diventata l'Italia nel rapporto con l'Europa e nel rapporto con la globalizzazione. E allora oggi ha un senso tutto ciò che noi stiamo facendo? Io credo veramente di sì. E credo che anche la vostra scelta
di marcare culturalmente, prima ancora che politicamente, la identità del vostro movimento come partito autonomista, e cioè come partito legato ad una tradizione, ad alcuni interessi che di questo territorio sono stati consacrati nello Statuto Speciale, fa la differenza fra chi come voi vuole occuparsi dell'autonomia regionale e chi, lo dico senza polemiche e col dovuto rispetto, pensa di costruire leghe del Sud che non hanno alcun valore se non quello di dare un'idea della politica sbagliata, e cioè della balcanizzazione della politica, per cui se Bossi ringhia al Nord ci deve essere qualcuno più o meno autorevole che lo faccia anche al Sud. Non è questo quello che serve al Paese e non è questo quello che serve alla Sicilia. E allora anche alla domanda che sembra di attualità e che dal nostro punto di vista non lo è proprio. Ma cosa dobbiamo fare? Un governo tecnico, regionale, un governo politico? Ma guardate, io credo che questa sia una domanda a cui non bisogna dare una risposta, perché non è la domanda principale che noi dobbiamo farci. Noi dobbiamo interrogarci su che cosa vogliamo fare in questi 2 anni di legislatura regionale e come lo dobbiamo fare. E io qui sono d'accordo con l'onorevole Lupo quando dice che innanzitutto dobbiamo misurarci sul contenuto dell'azione di governo, perché questo, cari amici, fa la differenza, perché la gente è troppo stanca e il disagio del referendum sarebbe sbagliato leggerlo in una chiave esclusivamente politica. Perché il disagio del referendum viene innanzitutto da quell'ala di elettori moderati, di quelli che hanno votato per Berlusconi alle ultime elezioni politiche, che con il loro sì hanno segnato una protesta e un'insoddisfazione profonda rispetto ad un modo di governare che ha ridotto il Paese in condizioni drammatiche dal punto di vista economico e sociale. E allora da questo punto di vista io credo intimamente che sia necessario che noi facciamo una riflessione su questi 2 anni che ci separano dalla fine della legislatura, senza giocare a nascondino con le tattiche politiche che nulla hanno a che vedere. Noi in Sicilia abbiamo da fare alcune cose importanti. Innanzitutto noi dobbiamo dare una risposta al referendum sull'acqua, perché noi abbiamo una legge che è stata abrogata e va costruito un nuovo modello di gestione del servizio idrico, soprattutto in questa regione dove la mafia su questo servizio ha speculato e ha fatto i soldi, anche con la complicità di una parte dell'imprenditoria cosiddetta illimitata del nord d'Europa e del sud. La seconda questione riguarda un piano energetico regionale. Non dimentichiamo che noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo dell'autonomia e dell'autodeterminazione dal fabbisogno energetico della regione. E questo va fatto con investimenti sulla infrastrutturazione energetica, a cominciare da ciò che Terna ha fatto e deve fare, ma a cominciare da ciò che si deve fare in maniera pulita e trasparente nel settore delle energie rinnovabili. E su questo c'è la necessità di interventi strutturali ed importanti. Abbiamo la necessità di dare un segnale sul piano della credibilità della politica. Guardate, ogni qualvolta il Paese si trova in una condizione di disagio e di difficoltà e ogni qualvolta la politica gira a vuoto e non dà risposte, si agita giustamente tra i cittadini il dibattito sui costi della politica. Ma il dibattito sui costi della politica è il termometro, è l'unità di misura della inefficienza della politica, perché una politica che non dà risposte è una politica che viene ritenuta inutile dai cittadini e quindi chi ci sta là viene ritenuto uno che si ruba lo stipendio. E allora anche qui noi in Sicilia dobbiamo dare una risposta, sì, perché guardate che il segnale che l'altro giorno l'Assemblea regionale ha dato sulla vicenda della decadenza di un deputato non è un segnale positivo, è un segnale negativo ed inquietante che dà un'immagine del ceto politico siciliano che noi non meritiamo. E allora guardate, a me non me ne frega niente degli assessori, con tutto il rispetto per quelli che vedo qua, tecnici, finti politici, tutto quello che volete voi, non me ne frega niente. A me interessa capire come e se funziona l'Assemblea regionale e se i partiti che sostengono questo governo sono nelle condizioni di governare nell'Assemblea una serie di disegni di legge che portino alla riforma sostanziale e alla moralizzazione della vita pubblica nella nostra regione, in ogni settore.
dalla sanità a qualsiasi altro settore. Questa è la questione centrale. Per questo è nato il terzo polo, cari amici. Io ringrazio gli amici di Future Libertà, dell'API e dell'MPA, che anche in assemblea hanno assunto questa iniziativa di coordinamento. Coordinamento tra i vari gruppi che sta nascendo in tutte le province siciliane. Perché questo serve a che cosa? Non a fare l'assemblaggio matematico di persone, ma a costruire una realtà politica che faccia delle riforme. La ragione importante per cui si fa questa esperienza a livello nazionale e a livello regionale, per cambiare la politica e per cambiare ancora di più e meglio la politica siciliana. Allora, queste sono le questioni che dal punto di vista dell'Unione di Centro noi portiamo avanti insieme a voi, e sono le questioni che ci interessano di più e che vorremmo fare insieme a voi, perché anche sulla questione della riforma amministrativa tanto c'è da fare e tanto bisogna fare. E allora io vi ringrazio e concludo il mio intervento dicendo semplicemente una cosa. Io credo che dopo l'iniziativa che il Partito Democratico ha fatto qualche settimana fa, la vostra assemblea e le iniziative di Future Libertà, dell'UDC, di tutti i partiti che sostengono questa maggioranza, questo terreno di confronto sta diventando sempre più fertile. Coltiviamolo insieme, perché solo così daremo la possibilità ai cittadini siciliani, a questo Paese, di cambiare realmente in meglio. Perché poiché al peggio non c'è mai fine, io credo che l'unica preoccupazione che ciascuno di noi deve avere in questo momento è quello di costruire una classe dirigente che sappia governare le difficoltà di un Paese che ha tanto, tanto bisogno di una politica che sappia dare risposte concrete. Grazie, auguri e buon lavoro. Grazie tantissimo al senatore D'Alia.